Stiamo monitorando la situazione incendi nelle zone collinari della nostra città, in particolare Oliveto, Trunca, Rosario Valanidi, Santa Venere, una situazione drammatica. L'incendio, i roghi dei giorni scorsi hanno devastato la collina, interi appezzamenti di terra, uliveti secolari, abitazioni, sono arrivate proprio fin dentro il paese, molti tralicci dell'Enel, dell'elettricità, delle telecomunicazioni, della telefonia sono stati distrutti, intere zone sono isolate e siamo venuti a verificare la situazione, a dare una parola di conforto ai cittadini insieme alla giunta, ai consiglieri comunali, ma soprattutto a verificare quelle che sono gli immediati interventi che si devono fare. Ho sentito telefonicamente il prefetto, lunedì faremo un incontro in prefettura insieme alle altre istituzioni, insieme alle forze dell'ordine, alle forze di polizia, perché come capite bene sono situazioni che hanno competenze diverse fra diversi settori, bisogna lavorare insieme, bisogna lavorare in sinergia, ma soprattutto bisogna intervenire subito prima che possano esserci altri danni. Allo stesso modo bisogna verificare anche la possibilità di chiedere lo stato di calamità naturale per poi riuscire a far avere in queste zone interventi che possano poi risarcire dei danni patrimoniali i cittadini rispetto a quelle che sono le situazioni delle abitazioni e dei terreni che sono stati davvero distrutti e devastati.